i personaggi importanti della storia si fanno conoscere. Questo è importante. Il calcio in questo momento sta un po' cercando di farci riconoscere dai nostri giovani, e questo mi sembra un fatto strettamente positivo, perché anche il calcio ha dato delle situazioni molto interessanti, e in questo momento non si può far finta di niente. Perché se vuoi avere rispetto devi dare rispetto, diciamo che l'errore può capitare, ma è appunto nel nostro modo di vedere le cose che dobbiamo considerarlo un errore, incominciare e finire lì. Guai se tiriamo in ballo altre prospettive. Beh, vorrebbe dire che non abbiamo capito niente non solo del calcio ma anche della vita. Se c'è una novità nel gioco del calcio è che in questo momento la mancanza di fenomeni, cioè ti obbliga ad avere un reparto attorno al quale costruisci la squadra. Il Napoli lo costruisce attraverso i tre attaccanti. Chiaro che per il Toro, come per altre squadre, nutro simpatia. Mi dichiaro tifoso della Fiorentina, ma sicuramente vince o perde la Fiorentina, non è che cambia la mia idea su di loro. Non dimentichiamoci mai che spesso e volentieri l'essere mandato via è un bene per tutte e due, non solo per o la società o l'allenatore. E questo deve essere chiaro a tutti quanti. Alcune volte, o quasi sempre, facciamo di tutto per farci mandare via perché non ce la facciamo più a sopportare. L'Atalanta è bella. Penso che bella sia l'aggettivo che più gli dimostra la sua immagine. In questo momento ai giovani è stata tirata via la scelta, la possibilità di scegliere. Ormai tutti trasgrediscono. L'unico comandamento è la trasgressione, e questo non va bene. Si sente magari di tornare, chissà, un domani, tra qualche mese, sulla panchina di qualche squadra? In questo momento ho altre situazioni da risolvere, però non ho mai smesso di fare l'allenatore, perché alleno dei bambini in un oratorio, alleno un gruppo di tossici e di alcolisti. Insomma, ho sempre fatto l'allenatore e sempre continuerò a fare l'allenatore. Magari non avrò più le prime pagine dei giornali sportivi, però credimi, dentro di me, quando torno da questi allenamenti, sono molto soddisfatto.